Seggi aperti fino alle 23, bassa affluenza per i referendum, in calo anche per le amministrative, caos per il voto a Palermo. Donbass conteso, Severodonetsk può cadere in poche settimane, Kiev chiede più armi, aperti due corridoi per esportare il grano. Accordo al Senato americano sulle armi, più controlli sugli acquisti e fondi per la sicurezza nelle scuole, la soddisfazione di Biden. Tra poco la chiusura delle urne in Francia per il primo turno delle legislative, in bilico la maggioranza del presidente Macron. Sole caldo in tutta Italia, temperature ancora in aumento, spiagge affollate, bene città d'arte e borghi, ottima partenza per la stagione. Berrettini rientra dopo un lungo infortunio, batte Murray e vince a Stoccarda, obiettivo ora è Wimbledon dove l'anno scorso arrivò in finale. Nannini, Mannoia, Pausini, Amoroso, Emma, Giorgia ed Elisa. Tutte insieme per dire no alla violenza sulle donne, concerto evento al Campovolo di Reggio Emilia, un grande spettacolo e 2 milioni di euro in beneficenza. Si vota in tutta Italia per i 5 referendum sulla giustizia in quasi 1000 comuni per le amministrative, urne aperte fino alle 23. Caos seggi a Palermo, sezioni senza presidente, interviene il Viminale, si voterà anche dopo le 23, la procura apre un fascicolo. La battaglia di Severodonetsk, i russi distruggono i ponti di accesso alla città, Zelensky, nessuno sa quanto durerà la guerra, il Donbass resiste. Tra passeggiate in spiaggia, nelle località low cost, un bagno rilassante, nelle piscine termali esplode la voglia di libertà degli italiani. Johnny Depp torna alla musica dopo lo scontro in tribunale con Amber Heard, esce un nuovo album con Jeff Beck intitolato 18, la coppia suonerà a luglio anche in Italia. Urne aperte fino alle 23, quasi 1000 comuni al voto per il referendum alle 12, affluenza sotto il 7%, in mattinata caos, seggi a Palermo. Battaglia a Severodonetsk, incendio nell'impianto chimico Azot, Kiev apre due corridoi via terra per il grano, nel Donbass la festa dei filo russi, giornata contro il lavoro minorile, Mattarella piaga odiosa, bambini più esposti dopo la pandemia, il Papa realtà drammatica che interpella tutti. Francesi al voto per il primo turno di legislative, record di astensione, maggioranza a rischio per Macron, testa a testa con la sinistra di Mélenchon. Stati Uniti, accordo preliminare al Senato per nuova legge sulle armi, controlli alla vendita, più sicurezza nelle scuole, Biden e la direzione giusta. Non voglio morire, Fedez posta l'audio dell'incontro con lo psicologo, il dolore privato raccontato sui social per condividere successi e fragilità. Trionfo Berrettini, dopo oltre 2 mesi di stop per infortunio, il tennista romano vince il torneo di Stoccarda e adesso punta a Wimbledon, dove l'anno scorso arrivò in finale. Election Day fino alle 23, bassa l'affluenza per il referendum, alle 12 aveva votato solo il 6% degli aventi diritto, il 17% per le amministrative con quasi 1000 comuni coinvolti. Caos a Palermo con 50 presidenti di seggio che non si sono presentati, molti per non mancare la partita di calcio contro il Padova in programma proprio questa sera. Tra lamentele, rinunce e denunce, alcuni seggi hanno avviato le operazioni in forte ritardo. Proseguiranno oltre l'orario fissato fino a esaurimento della coda. Potevano aspettare prima di arrestare i candidati, la giustizia politicizzata non è morta così. Silvio Berlusconi, sul caso Sicilia, margine del suo voto a Milano. Oggi potevamo fare un passo avanti, ma i 5 quesiti sono stati boicottati, ha commentato il leader azzurro. E sul conflitto ha aggiunto, se fossi stato capo dello Stato avrei parlato con Putin come nel 2008 con la situazione in Georgia. Gli dissi che un'invasione avrebbe significato il divorzio con Bruxelles, NATO e Stati Uniti e lui ha ordinato il ritiro. Il numero uno del Copasir, Alfonso Urso, peccato però che si chiami
Adolfo. È uno degli strafalcioni che emergono dal documento prodotto dai nostri servizi segreti e reso pubblico dal sottosegretario Gabrielli sulla presunta disinformazione pro Putin. Ma non solo sbavature e errori sui contenuti, tante le segnalazioni basate sull'ovvietà o sul normale diritto di critica, come le proteste social sull'operato di Draghi. Effetto guerra e pandemia, ma anche del congestionamento delle infrastrutture, della carenza di autisti e mezzi. Il trasporto merci va rilento e rischia la paralisi. In grave crisi la filiera dell'export. E all'orizzonte c'è lo stop ai motori termici, sul quale il governo si divide in vista del Consiglio europeo di fine mese. Diverse imprese sono pronte alla rivoluzione ambientale, ma per ora fioccano le proteste. L'appello al governo dei dipendenti di Stellantis, che produce sistemi a diesel. Aiutateci! Emergenza, vigili urbani a Roma, flop nell'ultimo concorsone. Dei 38.000 candidati ne sono stati assunti solo 161, troppo pochi per garantire un'adeguata copertura e un servizio efficiente nella capitale, dove ne mancano all'appello almeno 2.000. Colpa dei test e delle prove fisiche organizzati male, su cui è in corso una pioggia di ricorsi. Fatto sta che la città eterna resta in sofferenza e abitanti e amministratori tuonano. Serve subito un altro bando. Polemiche alle selezioni anche in Piemonte. Chiesto alle partecipanti l'esito negativo dell'esame di gravidanza. Ennesimo scandalo al cimitero dei Rotoli di Palermo. Smarrita la bara di una defunta. A denunciare la scomparsa un 66enne residente a Torino, rientrato in Sicilia per celebrare il funerale della sorella. Il feretro, accatastato insieme ad altre centinaia sotto un tendone mai interrato per ragioni di spazio, non si trova da marzo. Un giallo che aggrava una situazione già esplosiva, oltre 1.000 le salme che da anni attendono degna sepoltura. Buonasera a tutti, benvenuti a Prima Pagina. Vediamo subito insieme i fatti principali di questa domenica 12 giugno. Urne aperte fino alle 23 per le amministrative in quasi 1.000 comuni e per i 5 referendum sulla giustizia. Caos e proteste a Palermo, dove i seggi hanno aperto con ore di ritardo a causa dell'assenza di decine di presidenti di sezione. Accertamenti in corso, dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio. Bassa l'affluenza alle urne. Settimana cruciale per l'avvio dell'iter di adesione dell'Ucraina all'UE. Bruxelles cerca l'accordo in Europa, USA e Cina prendono le distanze. Si rischia lo stallo diplomatico mentre la guerra continua tra vittime e atrocità. Papa Francesco, non dobbiamo dimenticare e abituarci a questa tragica realtà. Governo pronto a lanciare a luglio un nuovo scudo anticrisi a difesa di famiglie e imprese. Dall'energia al taglio del cuneo fiscale, un decreto da 8-12 miliardi. Occhi dei mercati puntati sulla Banca Centrale Americana, che è pronta ad alzare ancora i tassi nel tentativo di frenare l'inflazione record. Si indaga sulla tragedia di Torre Annunziata, dove una bimba di 5 anni scomparsa in spiaggia è stata ritrovata in mare ed è morta poco dopo. A dare l'allarme la mamma quando si è accorta che la piccola si era allontanata da lei. Da chiarire se il bagnino fosse presente in quel momento. Verso lo stop dal 15 giugno all'obbligo di mascherina per gli eventi al chiuso. Resta l'incognita sugli esami di maturità previsto per domani, l'incontro tra i ministri Bianchi e Speranza. Sempre più concreta l'ipotesi di abolirle. Sul tavolo anche le regole sul distanziamento nelle aule e per le prove orali. Contagi in leggero aumento. Ancora una giornata da dimenticare per le Ferrari, protagonista a Baku di un doppio ritiro nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Leclerc rompe il motore al 20° giro quando era in testa, mentre Sainz lascia al 9° giro per un problema idraulico. Alla fine, doppietta Red Bull, Verstappen vince davanti a Perez. Referendum e comunali, bassa finora l'affluenza, ma si vota fino alle 23, bufera sul caso Palermo, seggi bloccati per ore per la mancanza dei presidenti di sezione, ritardi, disagi e proteste, no del Viminale alla richiesta del governatore Mussumeci di tenere aperte le urne fino alle 14 di domani, elezioni falsate, denuncia l'ordine degli avvocati, la procura apre un'inchiesta.
Referendum boicottato, giustizia politicizzata, intercettato dai giornalisti ai seggi. Berlusconi parla degli arresti preelettorali in Sicilia, ma anche della guerra in Ucraina. Se fossi stato Presidente della Repubblica, sarei andato a parlare con Putin. L'ho già fatto nel 2008, spiega, e l'ho convinto a ordinare il ritiro dalla Georgia. Combatteremo fino alla fine per impedire l'indipendenza di Taiwan, così il ministro della difesa cinese, dopo le accuse del Pentagono che aveva definito provocatorie e destabilizzanti le attività militari nel Pacifico. Alta tensione, Pechino sfida gli Stati Uniti, chi si oppone farà una brutta fine. Covid, casi in risalita, balza al 14,6% il tasso di positività. Milano, la città maggiormente colpita, colpa di Omicron 5, la nuova variante ancora più contagiosa. Da mercoledì stop alle mascherine al chiuso, in settimana la decisione per gli esami di maturità. È morta da marzo, ma la bara di mia sorella non si trova, è giallo al cimitero di Palermo per la sparizione di un feretro. La denuncia presentata da un familiare, l'ennesimo scandalo per il camposanto dei rotoli, danni al centro di una gravissima emergenza sepolture. I bolidi d'altri tempi sfilano a Roma per il primo Grand Prix delle auto d'epoca. Per gli appassionati l'occasione di ammirare le macchine che hanno fatto la storia dell'automobilismo sportivo, dalla Formula 1 al rally, ma anche i vecchi modelli delle forze dell'ordine. La voce rotta dal pianto, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno di me. Fedez pubblica sui social i colloqui con lo psicologo dopo la scoperta del tumore al pancreas e spiega: voglio condividere questo audio per dare coraggio a chi si trova in una situazione simile. Urne aperte in Italia fino alle 23, alle 19. Era poco sotto il 13% l'affluenza per i referendum sulla giustizia che per essere validi dovranno superare il 50% più uno degli elettori, un numero che in questo momento appare abbastanza lontano. Sempre alle 19 l'affluenza per le comunali è sopra il 40%. Stasera lo scrutinio dei risultati per i referendum, domani quello per le comunali, con uno speciale del telegiornale che lo seguirà insieme a Enrico Mentana. A Palermo, dopo una giornata di caos per le troppe assenze tra i presidenti di seggio, il Viminale ha deciso di consentire di votare a chi si troverà all'interno dei seggi elettorali anche oltre le 23. Durissima la ministra dell'Interno Lamorgese, che ha condannato l'assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni e i cittadini. I presidenti che non si sono presentati sono stati denunciati e la procura sta valutando ipotesi di reato che vanno dall'interruzione di pubblico servizio al rifiuto di atti d'ufficio. Secondo gli Stati Uniti, l'intera regione del Luhansk potrebbe cadere sotto il controllo russo in pochi giorni. Intanto Scholz, Draghi e Macron sarebbero pronti a recarsi entro il mese a Kiev per incontrare Zelensky e consegnargli, se nel prossimo Consiglio europeo tutte le obiezioni verranno superate, il primo sì all'adesione dell'Ucraina all'Unione. Intanto si lavora ancora ai corridoi per il grano. Un gruppo bipartisan, quindi democratici e repubblicani, di senatori statunitensi ha raggiunto un accordo preliminare sulle armi. L'intesa riguarda controlli più stringenti sugli acquisti e ulteriori fondi per la sicurezza nelle scuole. Un passo importante nella giusta direzione, ha commentato il presidente Biden. Per mettere pressione al Congresso, da New York a Washington, manifestazioni nelle maggiori città americane. Hanno chiuso proprio ora in Francia i seggi nelle grandi città, mentre nel resto del paese si è votato sino alle 18 per il primo turno delle legislative, una tornata caratterizzata da un'affluenza particolarmente bassa. Forse non si arriverà al 50% e se questo dato fosse confermato si tratterebbe di un record negativo per la Quinta Repubblica. Dai primi dati la sinistra di Mélenchon sarebbe davanti al presidente Macron. E poi lo sport, la Formula 1, disastro Ferrari a Baku. Un problema al motore ha costretto Leclerc, che dopo 20 giri era al comando, al ritiro nel Gran Premio dell'Azerbaigian, mentre Sainz ha lasciato la corsa per un problema ai freni. La domenica nera della Ferrari consegna alla Red Bull, prima con Verstappen, seguita dal compagno Perez, una facile doppietta che pesa ovviamente sulla classifica generale.